Siamo stati avversari in C, io allenavo il Val d'Aosta in C e lui il Monza in C. Poi abbiamo fatto domanda, ma senza saperlo, insieme al Master, UEFA Pro, il massimo patentino che un allenatore possa aspirare. Ci siamo presi a tutti e due, eravamo in stanza insieme. E da lì in poi abbiamo deciso di metterci insieme se volevamo provare insomma, l'avventura insieme. Io il secondo l'avevo mai fatto, non sapevo neanche come farlo, però mi diventa facile perché non faccio mai una cosa che mi dà fastidio, il mio secondo mi faceva a me, quindi riesco a farlo anche abbastanza bene. Noi abbiamo iniziato in ritiro a giocare con il 4-3-2-1, insomma, le cose andavano anche abbastanza bene. Poi abbiamo fatto 20 minuti, 25 minuti a Pordenone, dove veramente non so se l'abbiamo anche noi aiutati a loro, ma sembravano veramente una squadra di categoria nettamente superiore in quel momento lì. Stavamo perdendo 3-0 il primo tempo. Io e Asta, in quel momento abbiamo deciso, sembrava un controsenso, forse non si deve neanche dire in televisione, però avevamo proprio quasi paura di come potesse finire la partita e ci siamo messi a 5. In quel momento noi ci siamo messi a 5, sembrava strano, un controsenso, ma per difendere il 3-0. Da quel momento abbiamo detto, aspetta un attimo, allora ragioniamoci un attimo, guardiamo le caratteristiche veramente dei nostri difensori quali sono. Difatti mi sembra che adesso con la difesa 3, con Speranza, Caidi e l'inserimento di Sales, mi sembra che la squadra abbia più equilibrio. Io non avevo nessuna intenzione di venire a Teramo, non volevo venire, uno perché è lontano da casa mia e poi insomma volevo fare altre esperienze, altre avventure. Poi insomma, mi sono lasciato convincere, riconvincere per il secondo anno di seguito da Asta a venire e devo essere sincero, adesso mi trovo veramente bene. Vivo in un posto bellissimo, Roseto, che è un posto fantastico secondo me. E poi a me fuori casa è normale, ma quando gioco in casa io sento proprio la gente, mi piace, veramente è una cosa che mi dà molta soddisfazione.